You a- come here, ass. Fuck. Ciao e benvenuti sul nostro pianeta, un pianeta la cui superficie è coperta per più del 70% d'acqua. È proprio per questo che abbiamo deciso di chiamarlo Terra. Ha senso? Beh, la coerenza prima di tutto. D'altronde abbiamo anche inventato le plastiche, materiali che per definizione sono incorruttibili, eterni, non soggetti all'usura del tempo e dello spirito. È proprio per il loro essere eternamente immortali che abbiamo deciso di farne cannucce usa e getta. Ha senso? Un po' come aver inventato degli sci da fondo ma usarli rigorosamente per paracadutismo. Perlomeno quella sì che è una gran bella caduta di sci. Come aver inventato del caffè ma decaffeinato. Cioè, ma chi verrebbe mai inventato una cosa del genere? Perlomeno una volta gettata tutta questa plastica incorruttibile rimarrà lì, colorata e vistosa, a sempiterna testimonianza del nostro eroico passaggio. È il primo animalista che mi viene a dire: ehi, barba scura, ma le tartarughine morte e strozzate, fotte sega, non è colpa mia se non sanno distinguere una busta della Coop da un panino. Beh, quest'oggi sono qui per celebrarci, celebrare me, ma pure te, celebrare la nostra specie, la nostra vittoria su quella grandissima stronza di madre natura. Anche perché vi svelo un segreto: non è la tua vera madre. Oggi a The Commentary parleremo della relazione che abbiamo con l'ambiente. Una relazione tossica, non troppo diversa da quella che ha mio cugino con un paio di spugne ben legate insieme e del lubrificante nel mezzo. Umani, 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 quanto è bello essere un essere umano, eh? Specialmente nel XXI secolo. Ma non è sempre stato così, eh? Pensate ad esempio ai calcoli renali, per dire. Letteralmente dei sassi che ti si formano nel corpo. Perché sì, perché il tuo corpo fa schifo, grazie madre natura. Poi questi sassi dovresti espellerli però, da un delicatissimo orifizio, trascinandoteli dietro come il masso di quello stronzo di Sisifo, con ogni rotolata che ti raschia le pareti interne, che quasi quasi è meglio cadere dal motorino giù per una scogliera. Mi siete mai chiesti però come risolvessero nel passato i medici questo piccolissimo problemuccio? Beh, nel 1800 ti ficcavano un chiodone di metallo nell'uccello e poi dovevi pur romperlo sto calcolo, eh? Perlomeno è guarito, signore. Ah, non, mi sa che non l'abbiamo azzeccato. E vabbè, ripetiamolo. Ovviamente non c'erano strumenti ottici per individuare la posizione del calcolo, quindi erano colpi dati totalmente alla cieca, senza anestesia. Nel testo Annali Universali di Medicina del 1876 venne riportato il caso di un'operazione in cui ci sono voluti più di 200 colpi per beccare il calcolo e frantumarlo. Dopo 200 colpi però mi sa che si erano frantumate pure le tonsille. A detta dell'autore però il paziente non si è nemmeno lamentato. E noi li crediamo, no? Sono felice di essere nato nel XXI secolo, dove nessun medico mi propone di infilarmi pezzi di carpenteria nell'uccello. Però un grazie speciale va alla natura. I sassi nei reni, ma che... ma come le vengono queste idee? Grazie, grazie. E dire che questa è la cosa meno grave con cui potrebbe cercare di ucciderci. D'altronde sono circa 200.000 anni che abbiamo subito la cucina particolare di madre natura, e per particolare intendo una lasagna di abusi, traumi e massacri. Per la maggior parte del tempo la nostra è stata una relazione unilaterale. Lei ci menava e noi, nel migliore dei casi, morivamo male subito, senza soffrire troppo, nel migliore dei casi. Siamo stati predati e mangiati vivi, soggetti alla fame, alla sete, ai parassiti, ai tafani, alle carie, alla sifilide, devastati da piaghe OP come maremoti, terremoti, uragani, radiazioni, cotti vivi e congelati a morte, sepolti nella lava, pigliati e ammazzati da batteri incazzati, virus letali e pandemie con morte, distruzione e traumi, che cazzo basta! C'è sufficiente leggere i messaggi lasciatici nelle caverne dagli uomini del passato. Ma finalmente è arrivato il nostro turno, finalmente il nostro momento di vendicarci, di partecipare attivamente a questa relazione tossica. Adesso è il nostro turno di tentare di ammazzare te, oh natura matrigna! Perché quando avremo debellato anche la terribile piaga di Mario Giordano, con che cos'altro potrei minacciarci, eh? Niente! Niente! E così è iniziata la nostra vendetta, arrivata sotto forma di un'enorme trivella con cui le abbiamo reso il favore, di una martellata non richiesta per un orifizio. Abbiamo succhiato il tuo nero sangue, oh mala madre, come tu avevi fatto con noi tramite le zanzare, e lo abbiamo bruciato per alimentare i motori delle nostre auto volanti. Poi abbiamo cercato di soffocarti a morte asfissiandoti con i nostri gas di scarico, e per sicurezza abbiamo pure potato i tuoi polmoni, disboscando come se non ci fosse un domani. Dal nostro avvento sulla Terra abbiamo disboscato quasi metà pianeta. Stacce! Se non fosse che dello spazio pare quasi che ti abbiamo fatto una ceretta. Tra l'altro, cara madre, non avevi manco un minimo di buon gusto nell'arredamento. Cioè, ma che? Le foglie, la sabbia, i sassi. Ma stai fissa proprio con sti sassi. Ecco, ti abbiamo fatto un favore.
L'abbiamo asfaltato tutto. Un parcheggio abusivo enorme. Pure i fondali marini te li abbiamo aggiustati un poco, plastificandoli tutti con la nostra monnezza. Non c'è di che. Ma quantomeno adesso non ridi più, brutta stronza. Gli ultimi anni sono stati più caldi dal 1880 ed è tutto merito mio. Ormai sudano pure i tuoi amati sassi. Manca poco prima che riesca a farti fondere tutti gli acciai, a far sprofondare le terre nel mare, rendere l'acqua potabile più rara dell'oro, mentre il pianeta viene tempestato da eventi catastrofici estremi. Vedremo chi riderà quando saranno tutti morti e resterai sola. Io sarò lì a ridere. Ci sarò lì a ridere, vero? A ridere. E va bene, forse la guerra ce la stiamo facendo da soli. Però alla fine anche noi siamo animali, no? Quindi se devastiamo tutto, in un certo senso, è colpa della natura! Scacco matto! Eccovi un breve riassuntone della situazione. Il nostro pianeta ha un'atmosfera costituita da gas, in grado di trattenere energia termica. Se questi non ci fossero, la Terra somiglierebbe più ad una palla di gelato. Tutto il calore del Sole verrebbe risparato nello spazio, dove andrebbe a rompere il cazzo a Marte. Per fortuna abbiamo dei gas che si comportano come un lenzuolo e trattengono il calore, il famoso effetto serra. In teoria non è una cosa negativa, è perché questo permetterebbe di avere una temperatura media del pianeta attorno ai 15 gradi centigradi. Il problema è che l'eccesso di gas che stiamo emettendo sono l'equivalente di aver piazzato una copertona di flanella sul lenzuolo, e qua si inizia a sudare pure dall'interno coscia. E visto che stiamo continuando ad emettere, la situazione sta diventando l'equivalente di un forno olandese. Non sapete cos'è un forno olandese? Eccovi un forno olandese. Ora, conscio del fatto che il forno olandese potrebbe apparire una pratica disgustosa e a tratti tossica, direi che descrive comunque bene la situazione planetaria. Anche se in realtà non è vero. Per descriverla davvero bene dovreste immaginarvi che al mio posto ci sia Giuliano Ferrara dopo due giorni di dieta a base di legumi e opossum morti. Wow, barba scura, ma questa è un'analogia terribilmente calzante! Ottimo lavoro! Grazie, grazie. Più gas emettiamo, più fa caldo, più ghiacci si fondono, più fa caldo, più ghiacci si fondono. E così. Ora, i ghiacci sono necessari anche perché c'è l'effetto albedo, ovvero dato che sono bianchi riflettono le radiazioni solari. Ma se fa più caldo a causa dei troppi gas, i ghiacci si fondono, quindi c'è meno superficie bianca e più radiazioni vengono assorbite, quindi fa ancora più caldo, quindi si fondono altri ghiacci, e quindi fa più caldo e quindi si fondono altri ghiacci. Insomma, avete capito? Un effetto domino, dritti verso la morte. Fantastico. Non so se è chiaro, ma farà sempre più caldo perché fa più caldo, quindi farà caldo dato che fa molto caldo. E intanto le foche crepano, gli orsi piangono, arrivano gli uragani in Puglia e i calabresi invadono la Groenlandia. Bellissimo. E pensare che già nel 1896 il chimico svedese Svante Arrhenius affermava di essere preoccupato che le crescenti emissioni di CO2 provocate dalle attività umane potessero influenzare il clima. Raga, diamoci una calmata, aveva detto. Ma ovviamente non se l'era inculato manco sua madre. Per tutto il XX secolo altri scienziati hanno provato invano a dare l'allarme, ma pure loro non se ne inculò nessuno. Poi nel 2018 arriva Greta, una ragazzina di 15 anni. E tutte le genti dissero: ma come mai nessuno ci aveva avvisati prima? Ma che dammo! Ma come mai fanno parlare una ragazzina e non gli scienziati? Ci deve essere qualcosa sotto. Ma l'anima di Greta è stramu. E quindi eccoci ai giorni d'oggi. È un po' come uno di quegli incubi dove sogni di essere tornato a scuola. Ma peggio, il professore ti dà il compito e tu hai decenni per prepararlo. Se iniziassi subito potresti fare tutto con assoluta calma, liscio, senza pensieri. Però no, tu sei stronzo. Prima ci sono cose più importanti da fare, come cercare su internet il significato della parola granciporro, o fare un elenco numerato di tutti i biscotti che hai mai assaggiato nella tua vita. E così, oggi, più di un secolo dopo, eccoci giunti all'esame. Peccato che, porca puttana, tu stai ancora all'introduzione! Scatta il panico! Con tu che urli a te stesso! Sei un coglione, capito? No, ce la posso fare! Ce la posso fare! Sei un granciporro! Ok. Ok, inizia a scrivere, nessuna pressione, dai, scrivi! Scienziati, dovete risolvere la crisi climatica, vi do una settimana di tempo. Ma sono decenni che vi facciamo proposte per una transizione progressiva, tecnologica, ecologica, e ci avete completamente ignorato, e nessuno si sarebbe manco accorto di alcun cambiamento, perché non ci avete ascoltato prima? Fanculo i tuoi piedi decennali, risolvimi il problema, ora!
E così arrivano le proposte estreme, quelle da last minute, che hai partorito con il panico addosso e la morte d'ansia nel cuore. C'è chi propone delle coperte termiche con cui coprire la Groenlandia per evitare di far fondere i ghiacci. Chi vuol mettere gli occhiali da sole al pianeta con degli specchi per riflettere una parte delle radiazioni solari. Che porco cane, io non riesco a portare uno specchio da una stanza all'altra. Sempre meglio comunque di chi ha proposto di fare Matrix e oscurare parzialmente il cielo. Altri che propongono di far mangiare aglio alle vacche per evitare che emettano troppo metano. Della serie dovrei curare più la loro alimentazione che non la mia. Tutte idee di merda che 10 anni fa ci avrebbero fatto sbellicare di risate. Ma ehi, benvenuti sul pianeta dell'essere umano, la specie che procrastina pure sulla propria esistenza. Ma non abbiamo ancora parlato dell'elefante nella stanza, ovvero le 100 compagnie responsabili del 72% delle emissioni globali. E no, non sto puntando il dito contro nessuno, anche perché non ho 100 dita. E la cosa più divertente è che la crisi climatica non è manco democratica. Il 50% del pianeta, la parte più povera per intenderci, è responsabile solo del 10% delle emissioni. Il 10% del pianeta, la parte più ricca per intenderci, è responsabile della metà delle emissioni. Ma tranquilli, il 10% più ricco sta urlando al 50% più povero di smetterla. Se pensaste che non ho affrontato il problema seriamente, beh, avete ragione! Francamente inizio a rassegnarmi e sto crescendo l'idea di restarmene qua e godermi l'orizzonte mentre va in fiamme, sorseggiando un martini tiepido.